Il titolo di Avalanche Software sarà riuscito a dare la giusta importanza a uno dei brand più famosi e apprezzati del mercato, che vanta milioni e milioni di fan grazie alle sue produzioni cinematografiche e letterarie? Scopritelo nella nostra recensione di Hogwarts Legacy. In Hogwarts Legacy vestiremo i panni di uno studente del quinto anno, ma durante il viaggio per arrivare nella scuola di magia e stregoneria più famosa al mondo, ci imbatteremo in uno spiacevole incidente. Questo evento ci farà fare immediatamente la conoscenza di quelli che diventeranno i nostri nemici giurati, mettendoci faccia a faccia con il nostro destino. Lasciatoci alle spalle l'evento iniziale, arriveremo giusto in tempo per partecipare alla cerimonia di smistamento delle quattro iconiche casate, preceduto dal consueto rituale del cappello parlante. Dalle prime fasi di gioco possiamo notare meticolosa attenzione per i dettagli ai quali il team ha sottoposto il progetto, nel ricreare in game i momenti più iconici visti su grande schermo, come la creazione di pozioni, l'apprendimento di incantesimi e in generale le varie atmosfere del castello e dintorni. Fin dalle prime battute i ragazzi di Avalanche ci daranno la possibilità di creare il nostro personaggio sfruttando i classici asset per la personalizzazione, canonici dei giochi di ruolo pur non eccellendo. Avremo la possibilità di scegliere il taglio di capelli che più ci piace, la tonalità di colore più affine ai nostri gusti, potremo scegliere il tono di voce, il sesso del personaggio, il colore degli occhi e molto altro ancora. Per modificare ulteriormente le caratteristiche del personaggio troviamo Hogsmeade, cittadina molto famosa per i fan, che offre al giocatore la possibilità di sbizzarrirsi tra i vari negozi, dal parrucchiere che ci consentirà di cambiare la nostra acconciatura, al negozio di abbigliamento per maghi, che ci offrirà quest'ultimi in cambio di monete che possiamo trovare in giro nel mondo nei vari forzieri. I livelli degli abiti sono 4 e vanno dal più comune, che è quello classico, con uno stile molto semplice, al più raro da trovare, che è quello leggendario. Molto spesso presenta un'abilità extra legata al pezzo di abbigliamento in questione. Per uscire vivi dai combattimenti non basta avere solo abilità efficienti e un abbigliamento con un livello alto, servirà essere all'altezza della situazione. E pronti a tutto con l'ausilio di pozioni e piante da usare contro i nemici più difficili da sconfiggere, come gli enormi troll corazzati che ci daranno parecchio filo da torcere anche a difficoltà normale. Dovremo quindi sfruttare al massimo le combo per caricare l'utilizzo della magia antica, scagliando sul nemico un attacco potente, che gli toglierà molti punti vita, se non tutti, in base a chi stiamo affrontando. Non sarà necessario affrontare ogni volta i vari combattimenti, in quanto avremo la possibilità di evitare molte situazioni grazie ad un approccio stealth, che ci consentirà di abbattere i nemici senza essere notati con un Petrificus Totalus, magia che al contatto li mette KO. Le varie missioni principali e secondarie al loro termine ci ricompenseranno con punti esperienza, molto importanti per continuare il proseguio dell'avventura. E se qualcuno vuole storcere il naso su questa scelta di gameplay, possiamo assicurarvi che è stata inserita nella giusta proporzione, dando un effetto di crescita costante dall'inizio alla fine. E anche è presente un menu abilità, queste si sbloccano raggiungendo il livello 10. Con il quale guadagneremo punti talento da spendere in incantesimi di arti oscure, principali, furtività o stanza delle necessità. La camera delle necessità sarà molto importante per la nostra avventura, ci torneremo spesso e Tick farà da custode, consigliandoci nel nostro cammino sempre nuove opzioni di personalizzazione e caratteristiche. Inoltre sarà possibile, mediante appositi banchi di lavoro, avere la nostra piantagione di erbe magiche e di pozioni. Durante l'esplorazione delle varie caverne e non solo, ci saranno ad attenderci enigmi di varia natura, non particolarmente complessi, che ci faranno sfruttare i vari incantesimi appresi durante le lezioni. Possono assolutamente mancare anche i vari animali che, con la lezione dedicata, potremo catturare con il sacco a ciuffatutto nei loro habitat, per poi depositarli nella camera delle necessità, dove saranno lontani dai bracconieri. Spazzolandoli e nutrendoli ci forniranno dei materiali da utilizzare per aumentare le varie caratteristiche dei nostri abiti, come la difesa con il telaio incantato. Avendo una mappa di gioco relativamente estesa, i mezzi di spostamento sono molteplici. Fin da subito avremo la possibilità di spostarci con la metropolvere da un punto ad un altro della mappa, a patto che il luogo sia stato preventivamente scoperto. Successivamente avremo la possibilità di sfrecciare tra i cieli di Hogwarts con l'iconica scopa e il maestoso ipogrifo alla forte, rendendo l'esplorazione molto più verticale. Nel livello di interazione con gli NPC con cui possiamo comunicare nel gioco, possiamo notare come la scelta multipla possa limitarsi molto a un discorso abbastanza guidato. Perciò non potremo mai cambiare le sorti di qualcosa, anche se nel loro piccolo hanno
sempre una piccola trama. Probabilmente ci saremmo potuti aspettare un prodotto più rifinito e potenzialmente con una grafica migliore, che avrebbe complessivamente migliorato il tutto. Ad influire invece è stato il non prendersi più tempo per ottimizzare il prodotto dai bug e dai cali di prestazione. Rimanendo sul concetto di ottimizzazione, noterete anche i frequenti caricamenti, anche se corti, talvolta possono essere fastidiosi e non necessari. In conclusione possiamo dire che il gioco ci ha letteralmente catturato, anche se soffre di alcuni problemi tecnici. Sicuramente c'è molto materiale per lavorare su DLC o su un futuro seguito, come per esempio l'aggiunta del Quidditch, ma come primo gioco dedicato al Wizarding World dopo anni possiamo affermare che ha avuto la giusta cassa di risonanza che si merita un brand del genere. Grazie mille dal team di Tech Games per aver visto questo video, vi ricordo di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale e di passare in descrizione dove troverete il sito e tutti i link per seguirci sugli altri social. Un saluto da Tech Games.